Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dragon Quest 11 e come potete vedere mi trovo addirittura nella regione di Gallopoli. E perché questo? Perché praticamente andando in giro per tutto il mondo e aprendo le porte con le chiavi magiche ho trovato non solo equipaggiamenti, mini medaglie e tesori, ma ho trovato anche delle ricette per il crafting, ovviamente, che mi hanno permesso comunque di craftare alcuni oggetti. Se adesso vi faccio vedere l'equipaggiamento, come potete vedere ho possiedo in questo momento l'elmo di Dundrasil addirittura potenziato al più 3, l'armatura di Dundrasil addirittura potenziata al più 2 e la scaccia demoni, che è una spada che abbiamo trovato all'interno delle all'interno di una delle porte con la chiave magica, che sono riuscito a elaborarla al massimo più 2. Se vi faccio vedere l'equipaggiamento con l'ala tagliente, ovviamente perdo un pochino, ma l'ala tagliente è più forte perché comunque a più 1 perde soltanto 2 punti d'attacco. Quindi diciamo che se riuscirò in futuro a potenziarla a più 2/+3, sicuramente ritornerò ad utilizzare l'ala tagliente. Per il momento mi accontento, mi va bene, ho delle ottime statistiche per quanto riguarda l'attacco, la difesa, mi sento abbastanza buono, quindi come statistiche, e per cui come potete vedere il mio personaggio è abbastanza forte. Jade invece le ho preso il tridente finalmente, che però non ho ancora rimodellato, le ho craftato il diadema d'argento, le ho dato anche l'abito dei mille colpi, le calzarete che però ancora non ho rielaborato perché non possiedo abbastanza perle per ovviamente farlo. Mentre invece per quanto riguarda Sylveon, io ho dato la Falcon, che è praticamente una spada che ho ricevuto grazie alle mini medaglie che abbiamo consegnato, il vassoio di platino che ho trovato all'interno dell'affresco, perché si può trovare lì dentro, quindi non craftatevelo, l'elmetto d'acciaio, la cotta d'argento che ho craftato e poi la catena e bracciale d'oro più 2 per aumentare un pochino la difesa. Infatti, come potete vedere, Sylveon è, diciamo, il mio tank. Infatti ha 138 d'attacco e 138 di difesa, che è il valore quasi più alto, a parte lui, ma solo perché ha le armature potenziate, quindi già con il più 3 più 2 delle armature arriva a 140, lui invece 138 senza nessun potenziamento alle armature, quindi potrebbe arrivare ben più alto. Mentre invece Rab, come potete vedere, sono riuscito a craftargli il completo di Dundrasil con tanto di corona e abito, perché essendo lui il nonno e di conseguenza il vecchio re di Dundrasil, adesso ha il completo appunto di re di Dundrasil. Come potete vedere la sua potenza magica è di addirittura 159, che non è altissima, ma la guardate la cura magica, addirittura 168, valori altissimi. Lei tecnicamente come potenza magica è decisamente più forte, ma lei parte da base così, quindi diciamo che già arrivare a 160, diciamo così, di potenza magica per lui, che comunque mi fa sia la magia che la cura, è eccezionale. Eric con doppia spaccalame, 136 come attacco totale, quindi abbastanza buono. Un pochino di miglioramenti con la col turbante dell'imbroglione a più 2. Serena invece con l'uniforme dell'Accademia che ho ottenuto tramite le mini medaglie, il cappello di Mercurio, anche lei il tridente e il secondo accessorio che adesso gli andiamo ad equipaggiare magari con qualcos'altro, vediamo. Difesa addirittura 95, questo 97, agilità, guanti fatali più 3, questi li ho craftati che danno destrezza, però la destrezza per lei non è il top. Io a lei le darei possibilmente l'avanguardia, che così le dà un po' di tutto. Sì, diciamo che lei è molto... Lei mi piace tantissimo, perché è molto... diciamo molto duttile e malleabile, non la posso utilizzare come voglio, cioè lei è un'ottima curatrice ad esempio, però al tempo stesso guardate come attacco 142, quindi diciamo che è proprio un bel toro nonostante tutto, e riesce anche a curare, quindi un DPS healer che potrebbe farmi comodo. Poi vabbè, diciamo che gli equipaggiamenti sono quasi al top per quello che posso permettermi, ovviamente, perché sennò dovrei comprare le perle del perfezionista e cominciare a perfezionare tutti quanti. Ma questo non lo farò adesso, lo farò nel momento in cui appunto avrò l'equipaggiamento finale. Detto questo, vi stavo dicendo appunto che
Adesso abbiamo due possibilità per quanto riguarda il gioco. Il primo è andare dove ci ha detto Rab nello scorso episodio, ovvero nella locanda Ristoro del Guerriero, e aprire tramite la chiave magica il dungeon che si trova nelle caverne lì vicino. Oppure proseguire tramite la trama, perché se vi faccio vedere la mappa del mondo, noi tecnicamente adesso qua non si vede, ma il nostro obiettivo tecnicamente, esatto, cerca un modo per entrare a Jailheim, che sarebbe un'altra zona che non vi ho fatto vedere, che si trova appunto nella parte nord-ovest della mappa, ovvero, aspettate, ve lo faccio vedere perché mi sembra giusto farvelo vedere, praticamente nella zona, come potete vedere lì, innevata, quindi nord-ovest, dove praticamente ci sono tutte quelle montagne innevate, c'è un'altra porta magica che mi permetterebbe di entrare all'interno del regno di Jailheim. Quindi posso fare o il dungeon del riposo del guerriero, o entrare lì, o andare avanti con la storia, perché ancora tramite l'arpa di Lorelai dobbiamo entrare in quel varco per prendere la perla che sta praticamente sott'acqua. Quindi noi tecnicamente, paradossalmente, abbiamo già gli ultimi tre orb che ci mancano. Perché? Il globo giallo e il globo... Aspettate che ce li ho qua, ve li dico in ordine perché mi sembra giusto. Allora, il globo rosso lo abbiamo ottenuto da Eric, che è l'oggetto che ha rubato. Il globo giallo lo abbiamo ottenuto da Rab, che era l'unico che aveva trovato e che non ha venduto fortunatamente. Mentre invece il globo d'argento è quello che abbiamo trovato, dove vi dissi io, in quel monte del rapace, dove abbiamo sconfitto quei condor e abbiamo trovato il globo. Gli altri tre globi sono quello sott'acqua, che possiamo prendere tramite l'arpa di Lorelei, uno all'interno di Jailheim e l'altro all'interno di questo dungeon. Quindi in queste puntate noi affronteremo ognuna di queste sezioni per prendere le ultime orb. Ho fatto un'introduzione un po' lunga, me ne rendo conto, ma adesso passeremo all'azione. Per cui teletrasportiamoci subito verso la locanda Ristoro del Guerriero, decidiamo di seguire il consiglio di Rab, quindi continuiamo con questa parte, quindi andiamo verso la locanda Ristoro del Guerriero e andiamo ad aprire la porta che si trova lì, praticamente dove ci sono le rovine. Secondo me comunque il gioco mi dà una possibilità di essere un po' più libero, e questa è una cosa che mi piace. Non è la classica storia che devi seguire per forza in un certo modo. Infatti io, ecco, guardate come brilla il ramo irradiato, iridato. Probabilmente c'è un globo nelle vicinanze. Esatto, e questo globo ovviamente si troverà qui sotto le rovine, mi sembra anche logico. E come potete vedere c'è la porta adesso qui che possiamo aprire tramite la chiave magica, quindi approfittiamone. Un bel tesoro. Cos'è questo? Collare infausto. Però questo mi sembra oggetto importante, perché da come ha fatto... Esatto. Un manufatto scuro e malaugurante. Si dice sia stato rinvenuto in fondo a un burrone. Può essere che mi sarà utile in futuro. Però questa è una sala... Ah, pensavo fosse un dungeon. Invece a quanto pare... Abiti principeschi. Giacche principesche e abiti da principessa. Quindi mi sa che questi andranno ai nostri protagonisti. Il sasso incantato, che questo mi servirà sicuramente per le armi finali. Oh, il globo viola. Quindi così, trovato in maniera molto, molto easy. Bene, benissimo, anzi oserei dire. Quindi a questo punto abbiamo trovato un altro globo senza fare danno. Io ero convinto, ragazzi, vi giuro, ero convinto dovessimo affrontare un dungeon. Invece no. Da questo lato invece perché la porta non si apriva? Ah, perché c'era il maleficio. Sì, c'è una sorta di maleficio. Bene, allora facciamo una cosa. Visto che abbiamo la chiave magica, abbiamo preso l'orb e non abbiamo altri problemi, io direi di andare subito verso la zona innevata. Quindi non mi ricordo però... Ecco, andiamo un attimo all'accampamento di Cum Nevis, anche perché voglio vedere come si craftano questi abiti principeschi. Li vorrei effettivamente craftare. Non che mi dispiaccia
l'armatura di Lundrasil nel mio protagonista, perché anzi è molto figa. Però voglio vedere come posso forgiare queste nuove armature. Allora, forgio oggetti. Forgio armature. Sono abiti. Adorabile, grazioso. No, forse sono armature. No. Tuniche. Ecco, giacca da principessa. Giacca principesca. Un elegante soprabito che protegge dagli attacchi elementali. Mi serve il germoglio di seta. Oppure questa qui. Abito da principessa. Un vestito regale che aiuta chi lo indossa a proteggersi dagli attacchi elementali. L'occhio rosso, germoglio di seta. Vabbè, l'occhio rosso so dove andarlo a prendere in caso, non è un problema. Alloro da un po'. Vabbè, effettivamente come armature sono messo molto meglio. Sono messo decisamente meglio. Quindi non mi interessa neanche più di tanto craftarmele. Va bene, ok, allora non ho bisogno effettivamente neanche di fare incantesimi, perché siamo proprio già nella regione innevata. Allora, mi accampo fino all'alba, visto che ci sono, cioè ne approfitto. Anche se forse da questa zona, per ritornare alla regione di Gellane, forse dovevo... No, forse no. Non ci sto pensando. Eh sì, forse dovevo prendere quel mostro per spaccare la roccia, perché mi ricordo. Oddio, cos'è questo? No, no, vabbè, mi si è accorto ad affrontarlo. Oppure forse posso passare direttamente. Sì, credo di poter. Ah, ok, posso passare. E andiamo verso la regione di Gellane, perché finalmente possiamo aprire la porta che mi permetterà di entrare. Non scordiamoci però che devo anche prendere l'orb sotto, diciamo, sottomarina, se così si può definire. Ecco lì, lì c'è la... E c'è la strada per andare a Gellane, quindi andiamoci subito. Qua pieno di cuccioli che non vale neanche la pena affrontare, perché troppo più deboli rispetto a me. Quindi dirigiamoci direttamente verso Gellane. E quindi vi stavo dicendo che questa sezione di gioco a me sta piacendo, perché non è la classica storia che devi seguire in maniera fedele, se no non puoi andare avanti. Ma anzi, in questo momento ad esempio abbiamo avuto la scelta di prendere le orb in diverse zone. Ripeto, io ero convinto di dover affrontare un dungeon lì sotto, dove eravamo prima, però invece a quanto pare no. E la cosa sinceramente non mi è dispiaciuta più di tanto. Sicuramente l'altra orb che prenderemo sott'acqua non dovrei avere grosse difficoltà, perché la sirena comunque ci ha detto che la regina ci avrebbe assolutamente aiutato. Ecco, guarda come brilla il ramo, probabilmente c'è un globo nelle vicinanze, esatto. E quando sono arrivato in questa zona tramite mare, come potete vedere, perché là c'è il porticciolo, c'è stato un piccolo video introduttivo dove si sono viste le porte gelate e che quindi mi hanno impedito l'ingresso, appunto, di entrare dall'ingresso principale. E quindi ci è stato detto che qua dietro c'è un ingresso secondario, che però, come potete vedere, è bloccato dalla chiave magica. Ma adesso che noi abbiamo la chiave magica, possiamo entrare e finalmente scoprire cosa è successo alla regione di Gellane. Non un bello spettacolo. What's going on? It's just like what happened to the gates. This may be the Crystal Kingdom, but it shouldn't be frozen solid, cold winter or no. Forse sarà meglio dare un'occhiata in giro. Infatti, come potete vedere, è tutto completamente ghiacciato e non c'è possibilità di fare altro. Però questa signora sembra tipo impaurita da qua, vedete? Sembra che tutto sia scatenato da qui.
Oddio, ho sfasciato il pupazzo di neve. Scusate bimbi, non l'ho fatto apposta. Non si può entrare da nessuna parte, quindi né negozio oggetto, né niente, proprio assolutamente... assolutamente niente. Qui dietro ci sono dei barili, quindi andiamoli a distruggere. Sterco di vacca. Tasty, come direbbe qualcuno. Speriamo che qualcuno colga la citazione. Poi da questo lato invece cosa c'è? Un altro barilozzo. Seme della destrezza. Non c'è nulla. Ecco, esploriamo tutto. Voglio proprio esplorare tutto nonostante... oh, ma qua c'è qualcuno. Con la corona. Oh, I'm sorry. You gave me a fright. Finally, someone who hasn't been turned into a block of ice. Well, it all began 3 months ago. It was a bright... a witch? My goodness! Just so. She chanted an ancient incant. The wind took my breath clean away, and before I knew it... She must be a pretty powerful witch to freeze this whole city with a single spell. By the way, Missy, that... Oh, forgive me. I haven't introduced myself yet, have I? No, la regina. You're the queen. So, does that mean the old king is... I'm afraid so. My father passed away last year. Oh, I've only been in charge these few months, and just... It looks like Sniffleheim's in a bit of a sticky situation. An orb? What kind of orb? Why, the big blue ball that's been handed down in your family for generations, lassie. Oh, of course. You would be welcome to borrow it. Well, that's just perfect. So if we don't find a way to melt that ice... maybe if we... I thought just the same thing. Why, only a few days ago, a band of so... I sent them out to try and find the witch and... Well, we can't very well leave them out in the cold. Sì, ovvio. Oh, thank you, thank you. Vive nella malforesta. The wicked witch dwells già in the Hexwood, a haunted forest far to the north of the Sneer. Be very, very wary, for the witch does not live in the... Aye, we'll be sure to keep an eye out. Non mi è piaciuta quella risatina finale. Fa vedere che la strega in realtà è la regina. E... potrebbe starci come plot twist, eh? Cioè, nel senso. Potrebbe starci come plot twist che in realtà è lei la. Che in realtà lei è la strega cattiva e. C'è un forziere. Oddio, dai, dammelo! Maledetti. Va bene, lo dovrò venire a prendere dopo. Però ricordiamoci che c'è un forziere che ci aspetta. Poi da quest'altro lato. Madonna. Da quest'altro lato cosa troviamo? Fatemi vedere. Qui non c'è nulla. Qui neanche. Sì, lo so ragazzi, sono un po'... sono un po' malato che controllo tutti gli anfratti possibili e immaginabili. Qui c'è la mucca che addirittura mi avrebbe predetto il tempo, ma a quanto pare neve perenne. Ecco, neve perenne, esatto, l'ho praticamente chiamata. Non penso ci sia altro da dover guardare. Qui c'è il castello, ma come potete vedere è letteralmente ghiacciato e bloccato. Per cui va bene, facciamo una piccola transizione e ci rivediamo direttamente nella Malforesta. Città ghiacciata. Scusate, mi ero allontanato il microfono perché adesso qui c'è un soldato
un soldato? Quindi la strega si aggira in questa foresta. Ecco, la troveremo praticamente là in cima. Io già ci sono già stato qua, non ve lo nascondo, perché ho esplorato la zona, quindi mi riprendo gli oggetti che non mi fanno male da farmare, appunto, come si suol dire. No. Ok. Perfetto. Mi stavo attaccando e non, sinceramente mi seccavo a combattere perché sono mostri troppo scarsi. Frammento di platino, che qua praticamente è gratis. Scappa. Ok, non mi hanno visto. Qui c'è altro da raccogliere. Qua si possono raccogliere quantità ingenti di gel ramo e di neve perenne, che servono appunto per craftare gli equipaggiamenti di ghiaccio. Ci sono alcuni equipaggiamenti di ghiaccio che qua ovviamente potete craftare in maniera più evidente. I soldati di Elador, anzi, non mi stanno attaccando, quindi chissà se magari ci lasceranno in pace questa volta. Anche perché bisognerebbe vedere se effettivamente Jelaine, essendo vedete qua c'è un forziere che avevo già aperto, se Jelaine in questo caso, alleata magari con Elador, ci stia tendendo una trappola per permettere comunque di catturarci, bisognerebbe vedere anche questo. Allora, lì c'è un'altra cosa che ho già preso, c'è un altro forziere c'era che ho già preso, quindi possiamo andare direttamente alla meta, proprio non, senza avere problemi. Frammento lucido, ottimo. Qua dovrebbe essercene un altro, se non erro. Però mi sa che l'avevo già preso, va bene, scherzavo. Qui c'è del minerale da raccogliere, che è il platino, se non ricordo male. Ah, un occhio azzurro addirittura, platino e frammento d'oro. Però anche un occhio azzurro abbiamo trovato, che mi potrebbe servire per fare l'abito principesco, ma non lo faccio. Allora, salgiamo qua. Vedete, mi cura addirittura anche i PV. Quindi salviamo. Però dove salvo stavolta? Sì, qua penso di poter salvare. Ho già registrato e fatto tutta questa parte, quindi va bene. Sì, voglio proseguire l'avventura e andiamo a vedere finalmente questa strega. Che cosa? Ecco, sono spariti tutti. Bene. Aia. Questo è un grosso, che dico grosso, grossissimo casino. Vediamo un po'. Però questa armatura è figa. Oddio. C'è. Vedete che ci alleiamo con lui, non ci credo. You will not keep me from the witch beast. Yield! The darkspawn here? How could I be so foolish? Ora interviene. Bene, eccoci di nuovo qui.
Allora, potrei provare a fare la strategia di attaccare sempre e comunque, per vedere se riesco magari a fare qualche attacco in più. Vediamo se riusciamo a... No! Addirittura mancato, dai, ma che cagata! No, mi sa che ancora non sono a livello. Vediamo magari. Oh, attenzione! Ce l'abbiamo fatta! Bene. 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 Mi assistano. You have served your mistress well, but your day is done. No! Now it is your turn, Darkspawn. You will not escape me this time. Oh, dopo che ti ho salvato il culo. What is the meaning of this? What a pleasure to finally meet you, Sir Hendrik. Huh? Damn you, witch! Nothing personal, my pretty, but I promised the one who released me that I'd freeze you in your tracks. Quindi il signor oscuro, là, come si chiama? Mordang, là. What a lovely little trinket! It's just like his. We shall make such a captivating couple. Matching necklaces and all. Il re? What? Oh, more questions. You so-called heroes are nothing but talk. It's the... Not if I have anything to do with it! Are you all right? Well, now, Sir Hendrik, you'll be in charge of this party of foreign soldiers we heard about. Leaving so soon? Sure you don't want to round us up and throw us in jail? Oh, I will. All in good time. He's freezing cold. That spell must have really taken its toll. We passed a hut on the way here. Let's carry him there. Tra l'altro con tutta l'armatura mi ci hanno trascinato, quindi madonna mia. Immaginate la pesantezza proprio del... Boh. Quindi siamo all'interno della capanna di Cumnevis. Vediamo un attimo se proviamo ad uscire. Esatto. Ah, ho capito chi è. Questo l'ho già incontrato. Ah, so you are finally awake. Mi senti meglio? Sì. Good, good. You have your companions to...
Dove sono? Ah, but forgive me. I am Snorri, scholar of the arcane arts. It was luck, and luck alone, that caused me. Your friends tell me the Queen has asked you to eliminate the sword. The witch's name is Kristallinda. Long ago, in the Age of Heroes, the book was hidden away safely in the Royal Library, an ancient archive. Having learned this, I tried to go and see the book for myself. Ci sono stato alla biblioteca già, comunque. Oh, hello. Up and about, are you? Indeed. You are well on the way to recovery, thanks to your young friend here. Put a sock in it, Snorri! There is no need to be embarrassed, my dear. I'll get straight to the point, then. We're taking Snorri here back to the library so he can look for clues. It is high on a plateau to the east of here, but we must make... Sì, sì, io già ci sono stato alla libreria, so dove si trova, quindi non è un problema. Vedete, è lì, biblioteca reale, però dobbiamo fare praticamente tutto il giro da lì. Allora, direi che per questa puntata possa essere tutto, e nella prossima ci vedremo direttamente all'interno della biblioteca reale e vedremo effettivamente quello che succederà. Quindi, grazie ancora a tutti per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.